Fabrizio Moro, Opera Seconda, martedì e venerdì, ancora più rappresentativa e personale di Ghiaccio, immagino. Beh, anche Ghiaccio nasce insomma da esperienze personali. E questo è un film molto più, diciamo, sentito emotivamente, cioè l'ho sentito molto emotivamente, perché essendo un papà separato e avendo vissuto determinate dinamiche, mi sono ritrovato sul set a rivivere attraverso l'interpretazione di Edoardo ed Aurora alcune difficoltà che ho vissuto in prima persona. Quindi arrivare alla conclusione di questo percorso è stato, come ho già detto, emotivamente molto molto complicato, però spero che questa fatica che ho fatto, che abbiamo fatto, sia il giusto prezzo da pagare per aver fatto poi un bel film vero, no? E che sia trasformata in una grande emozione che arrivi in maniera dirompente a tutte le persone. Musica e cinema, posso chiederti perché sui titoli di coda, per i titoli di coda hai voluto una canzone, Non c'ho niente, che non è nuovissima, ma è di qualche anno fa, perché hai scelto proprio quella? Perché è una canzone che ho scritto nel momento in cui stavamo buttando giù questa sceneggiatura, quindi è legata molto a questo film. Si sbaglia per amore, no? Scusami. Si sbaglia, per fortuna, sì.